Per questo Festival di Sanremo anch'io in effetti farò qualche serata davanti alla TV. Penso che varierò da sera a sera il menù in maniera da rendere ancora più goloso questo spettacolo. Prima del piatto principale naturalmente ci vuole qualche stuzzichino, senza andare a complicarsi la vita basta prendere anche solo delle patatine, delle noccioline, dei grissini, dei taralli, un po' di salame, birra, vino, succo di frutta, quello che vi piace. Prima e seconda serata del Festival di Sanremo si può pensare di fare due piatti simili, due curry di pollo o di tacchino, magari uno con gli agrumi e uno invece con le spezie classiche. Sono piatti che si preparano in anticipo, che si possono mettere a tavola, che non si raffreddano, insomma, che si possono mangiare anche dopo un po' che stanno lì, quindi sono abbastanza pratici. Si preparano, si lasciano coi piatti di fianco, ogni commensale si può andare a servire, si può mettere davanti alla televisione a guardare e a mangiucchiare senza problemi. Per la serata delle cover si può fare un poke, per esempio, che va molto di moda, soprattutto qua a Milano, e invece di metterci il riso che abbiamo già mangiato nelle altre serate, possiamo fare un poke con un'insalata, magari un'insalata iceberg, il salmone affumicato, una bella emulsione di miele e senape e magari le mandorle tostate. Per finire sarà sabato sera, io farei una bella pizza, invece di andarla a comprare, che il sabato sera poi c'è sempre casino sia nelle pizzerie sia con il delivery, si può benissimo fare una pizza fatta in casa, la si impasta per un'oretta oppure si può comprare l'impasto già pronto dal panettiere. Per fare una pizza un po' diversa si può fare la pizza rovesciata, mettendo la carta forno sulla placca del forno un po' bagnata, un po' umida, e si può mettere sulla base magari dei fiori di zucca aperti, stendere l'impasto della pizza in questa maniera, cuocere in forno, quando poi la si gira i fiori di zucca si sono, diciamo, mescolati con l'impasto e poi si aggiunge un po' di burrata, un po' di pomodorini, un po' di acciughe e così abbiamo anche una pizza un po' particolare. Tenete del buon gelato nel frigo, che secondo me va sempre bene per finire, e direi che manca solo di scoprire chi sarà il vincitore. Tutte le ricette che vi ho detto poi sono anche sul mio nuovo libro, che sono le ricette salva cena, in questo caso salva Sanremo.